questi pesci morti tipo... quando finisce la canzone la parte di chiudi sui microfoni ripeti la canzone qua e li metti in onda non ti ha ascoltato la mamma. Ma sono fermo. Io sono ripresa in due. Buonasera a tutti e benvenuti a questa primissima puntata del nostro nuovo programma Colors of Life. Come già vi suggerisce il titolo, in questo programma ogni puntata avrà come tematica un colore. Quindi ogni mese andremo un po' ad esplorare il mondo dei colori e a conoscere diverse curiosità legate appunto ai colori e a tutte le loro sfumature. Ma bando alle ciance, prima cosa presento i miei colleghi. Ciao a tutti, io sono Sara, ho 16 anni e studio all'Istituto Caterina Caniana Moda. Ciao a tutti, io sono Ruben, ho quasi 22 anni, ormai sono abbastanza vecchio e lavoro come programmatore a Milano. Mi diverto e però diciamo che non faccio quasi niente. Onestissimo. Ma lasciamo la presentazione anche al nostro tecnico che da dietro le quinte... Dai Leo, facci almeno un salutino. Dai, Leo, dai. Dai. Ciao. È un po' timido, però vabbè. Però c'è, fa presenza. E direi anche una presenza fondamentale, altrimenti qua il programma non starebbe tanto in piedi. E io invece sono Laura e ho 19 anni e studio per diventare maestra. E speriamo in un futuro non tanto lontano. Ma andiamo subito alla presentazione del tema di questa puntata. Esattamente, il tema di questa puntata, come si può vincere dal titolo, parlerà di un colore. Ma di quale colore? Questa puntata mi ha deciso di parlare del colore, un colore solare, possiamo dire così. Il colore che può essere identificato come colore della vita, il colore, diciamo, più brillante di tutti, ovvero il giallo. Il giallo che rappresenta la vita, rappresenta la gioia, il divertimento per molte persone. Infatti basti vedere che molte persone sono contente quando c'è il sole. E quindi questo dà gioia a tutte le persone, soprattutto rallegra l'ambiente circostante. E direi che una presentazione più bella di così non poteva esserci. Ok, prima di partire, questo è il bello della diretta. Sono partite tutte le canzoni che dovevano partire, quindi esatto. Va bene così. Poi dovete sapere che Laura ha questa bellissima fortuna che ogni anno, ogni nuova stagione, è la prima puntata e dice che va sempre qualcosa un po' storto. Ma sì, perché alla fine il bello della diretta è questo. Manteniamo la tradizione, almeno se non che questo c'è. E poi se non va qualcosa storto, cioè, che prima puntata esatto, sarebbe? Dai, esatto. Cioè, che noia, poi, che schifo. Esatto. Siamo qui, comunque, potete contattarci tramite WhatsApp e SMS al numero 334-311-4201 oppure tramite mail a diretta@radiobrusa.it e sul sito web www.radiobrusa.it. Mamma mia, bravissima. Ma inoltre c'è anche un altro canale dove ci possono vedere in diretta, vero? Su Facebook. E su? E Instagram. Yeah. E a proposito di Instagram, una novità di questa... Sì, di questa nuova stagione è che vorremmo che voi partecipaste, siate più parte integrante del programma, quindi lanceremo un sondaggio su Instagram e voi deciderete il colore della prossima settimana. I colori potrebbero essere o il rosso o l'azzurro, a voi la scelta. Votate, 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 così facciamo un po' di guerra. Esatto, ci sarà il nuovo hashtag sulle tendenze, team azzurro, team rosso. Mamma, ma team red, magari, team blu, team red almeno. All'English. Un po' più English. Cioè il nostro programma inglese, facciamolo in inglese anche gli hashtag. È vero, perché era partito un po' un dibattito sul nome da dare al programma, italiano, inglese. Un miscuglio, tanto siamo ignoranti tutti insieme, quindi esatto. Andava bene anche quello. Qual era la tua proposta, Ruben? Colors of vita. Giusto per adeguarci ai trend dell'ultimo periodo.
Bene, però partiamo con la musica, tanto siamo una radio e partiamo con la musica. E la prima canzone è Yellow dei Coldplay. Quanto si sente? Sì. Provate a dire ciao a quelli che sono ancora, che stanno guardando la Facebook. Dite ciao, prova. Adesso. No, abbiamo capito. Così. Ma c'è la musica. Ok. Sì, la Facebook. Sente. No. C'è? Non vede la musica. Facebook la musica non ce l'ha. Come fa a vedere la musica? La musica non ce l'ha. Ma in teoria vi si sente. Quindi adesso quelli che sono su Facebook vi stanno ancora guardando. Ah, ok. E si stanno magari annoiando, dovete intrattenerli. Ah, va bene. Ma pure. Ma fatevi una vita, ragazzi, su Facebook. Allora salutiamo il nostro pubblico di Facebook. Il grande pubblico di Facebook soprattutto. Grazie per ascoltarci. Siamo in quattro. Chiediamo al tecnico se si può abbassare un po' il volume della musica a noi. No? Ok, niente. Perché ok. Allora, leggiamo i commenti intanto. Vediamo un po'. C'è Stefano Zindato che dice funziona tutto, si sente bene, bravi rag. Grazie. Grande, grande Leonardo! Esatto, intanto commentate, condividete. Insultate la Laura, va bene così. Esatto. Allora, leggiamo anche gli altri commenti. Picco, ti salutano. Davvero? Sì, saluto. Lara Nicoli ti saluta. Ok. Mette un bacione a Simone Chiesa. E anche Stefano ti fanno i complimenti. Stefano, Stefano. Leo, Stefano ti fa i complimenti. Grazie. Ah. Sempre sul pezzo. Tutti. No, non vogliamo dare spoiler. No, però se volete dirci voi qualche vostra curiosità legata al colore giallo, esatto. Volentieri, oppure se volete dirci se siete team rosso o team azzurro, noi esatto, tanto noi siamo qua. Tanto io tipo team rosso, quindi votate team rosso, se no vengo a cercarvi. No, io voto per il team azzurro. Brava Sara, forza team azzurro tutta la vita. Ma oh, cos'è sta mafia? No, dipende, però sai com'è, cioè adesso c'è Zidelle. Anche San No, dipende, perché adesso c'è anche c'è San Valentino, quindi un po' il rosso dovrebbe predominare alla fine. Infatti, rosso. Però diciamo anche, Stefano! Diciamo anche che però io, da grande tifosa del Napoli, opto sempre per l'azzurro. Beh, qua c'è un interesse. Ma come vai a sentire tu, scusa? Io non sento niente. Neanch'io. No, abbassate la musica, c'è il qua sotto il pilone. Vabbè, abbassa, non so dove. Aspetta. Boh, io non l'ho alzata così di abbassare. Va bene così, no, io giro bassa. Tutto. Vai, okay. vai. A parte il fatto che io non mi sento. Aspetta, quando parlo. Sara, così va bene? Ecco. Non sento niente. Perfetto, sì, funziona dai. Allora. Ringraziamo anche, grazie Roby che grazie, ci stai Roby. Ascoltando. E avvisa che stanno... è andata la canzone che hanno annunciato. No, è andata la canzone che hanno annunciato. Ok, è andata un'altra canzone, ma va bene così. L'abbiamo detto, questo è il bello della diretta. Lasciamo Ascon. Anche perché, tra l'altro, la canzone che doveva partire per chi ci sta ascoltando era Yellow dei Coldplay, che era pure la canzone a tema col programma. Wow, sì, ma non ci siamo accorti. Sì, però non... Tanto non la conosco neanche io. Melly Eli dice, belle le nuove inquadrature. Grazie. Grazie. E lo Monaco, dai. Però. Team azzurro. No, Roby, team rosso. Che team azzurro. Ah, bravi, team azzurro. La possiamo cacciare. Votate anche su Instagram, mi raccomando, perché i voti veri sono da lì. Bravo Stefano, team Sai rosso. Sai cosa faccio? Vado a Bravo Stefano. Adesso. Ecco. Sempre sul pezzo. 10. Vabbè, in ogni caso, adesso... 8. Forse non sappia la canzone che è partita. Riprendiamo. Ok, riprendiamo la diretta. Saluti a tutti. E baci e abbracci. ben ritornati. Avete sentito una canzone che non sappiamo neanche noi quale sia, perché è partita quella sbagliata, ovviamente. Quindi va bene così. È la prima puntata e ci può stare un po'. Esatto. Bene, potremmo partire col primo argomento allora a questo punto. Sempre sul tema giallo, e chi è meglio di Simpson rappresenta il tema giallo. I Simpson alla famiglia americana più famosa del mondo, che si distingue, dai vari anni principalmente, fa appunto per il colore della pelle. Sheldon McGary principalmente per risaltare, perché una persona in America nel 1987, quando venne lanciato per la prima volta i Simpson in prima serata, perché era il secondo cartone nella storia della televisione,
che venne lanciato in seconda serata, dopo i Flintstones ovviamente. E Mulvaney venne l'idea, perché non far risaltare all'occhio direttamente in senso quando una persona gira i canali? Quindi ogni volta che la persona cambiava canale vedeva il giallo dei Simpson e il giallo lo attirava, gli faceva capire che il programma forse aveva qualcosa di diverso, di innovativo, di stravagante a dire la verità. E appunto questo fece valere ai Simpson moltissimi trofei, moltissimi premi. Infatti se dall'87 fino ad oggi hanno fatto delle stagioni, ci sarà anche un motivo, dovrei ammettere. Stavo dicendo dei premi, comunque i premi li hanno vinti a Bizzeff, hanno vinto 27 Emmy Awards, ovvero gli Oscar della televisione americana, ben 27, penso se DiCaprio vincesse 27 Oscar, non ne vincerà mai, né? Però 27 Oscar per tutti gli anni che ha fatto carriera. Ma a proposito, poi DiCaprio l'ha vinto o no? Ma ovvio che all'inizio, ma quante ne... Sono un po' indietro. Abbastanza, di anche di 3 anni, io ho 4 ormai. E adesso ti metto alla prova per vedere se sei pronto... Con che film Leonardo DiCaprio ha vinto l'Oscar? Facciamo partire il tempo. Revenant, il re di vivo. È pronto. Io gli darei il signore. Migliore, direi che ci siamo. Signore, dai. Con il cinema non mi va. Però non ho dubbi. Parliamo di cose. I Simpson inoltre hanno avuto anche molte onorificenze, come aver battuto tutti i record di longevità, e si è diventati anche e soprattutto... Qui parte un po' la musica. Ma è bello così, anche la bella... questa era una bella canzone soprattutto. Mia figlia è il bene di... Che mamma mia, che male che mi perdono i discorsi. Questa era Yellow dei Coldplay. Vabbè, no, tranquillo zii, non è un problema. Un altro premio che ha ricevuto i Simpson è la stella sulla Walk of Fame ad Hollywood, insieme a Biancaneve, insieme a Topolino, insieme anche a Barney Stinson di How I Met Your Mother, quell'uomo, quel grande uomo soprattutto. E i Simpson li ricordiamo tutti principalmente per i protagonisti, ovviamente, che tu sai quelli sono, Laura, ovviamente, protagonisti. Sì, certo, vabbè, un po' di cultura ce l'ho, dai. Vabbè, una rassegna veloce. Maggie, la bambina, che non sa parlare né camminare, e succhia soltanto il ciuccio, diciamo. Anche così. Se sembra abbastanza intelligente. Sì, come nel film dei Simpson, infatti, aveva minacciato tutti rompendo il ciuccio e minacciandoli di accoltellare tutti. Molto, una spiccata intelligenza. Ma io ho una domanda che farei anche ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo. Allora... Vediamo se questa la sai, Ruben, cioè, in realtà non so neanche se qualcuno la può sapere o meno. Cercate su Wikipedia. Non la sai neanche tu, forse. Allora, sapete, no, che all'inizio della sigla dei Simpson passano Maggie sulla cassa del supermercato. Sì. La domanda è, cosa esce sul registratore di cassa quando Maggie è passata? Questa è una bella domanda che io so la risposta, però non mi ricordo, non me la ricordo tutta, ma la so la risposta. Cercate, tanto potete anche scriverci qua nei commenti, oppure su Instagram, sui nostri social, come aveva già detto prima la nostra cara Sara. A chi la indovina, un premio speciale. Due più in faccia. Sarà ospite di una puntata di Radio Pisa. Chissà quanti risponderanno. In ogni caso, oltre a Maggie vi abbiamo Marge, la casalinga perfetta di tutti, anche tutti gli americani vorrebbero, a parte per i capelli alti mezzo metro di colore blu. Abbiamo Melissa, la nostra secchiona, che non riesce purtroppo a farsi amici. Abbiamo Bart, la peste, il diavolo, che la curiosità è che divenne così a causa di Marge, che beve per sbaglio una goccia di champagne. Una goccia fa diventare Bart un demonio, quando era incinta di lui, quindi una cosa assurda. Quindi se le nostre madri hanno bevuto mentre erano incinte, siamo tutti messi male. E alla fine... siamo così. E alla fine guardateci come siamo alla grande. E alla fine abbiamo Homer, il simbolo, la rappresentazione di tutto il programma, perché Homer è l'italiano meglio che nessuno... È l'italiano. È l'italiano. È l'americano meglio che nessuno vorrebbe mai incontrare alla fine. Stupido, ignorante, però ha anche il difetto, diciamo. Cioè, ti fa morire dal ridere ogni volta che apre bocca Homer. E soprattutto Homer è diventato, diciamo, una specie di, come non mi viene il termine, ha contagiato il modo di parlare di molte persone, anche degli inglesi. Infatti l'esclamazione più famosa, do, che pronunciava proprio do, così, quando non capisce le cose, diciamo così,
è entrata a far parte del dizionario dell'Oxford University come parola, come una delle prime parole coniate dei Simpson. Sono state aggiunte altre molte espressioni, però la prima è stata appunto dog, qualche anno fa mi pare. Alla fine è un po' come petaloso. Esatto, esatto, bravo. Però petaloso è... Cioè, petaloso è pessimo. Cioè, petaloso è qua. Petaloso è qua. Ed è petaloso è... Potremmo inventarci anche noi una parola da far entrare nel gergo. Dai! Proporrei gialloso, in tema con questa puntata. Potete anche lasciare la puntata adesso, non ci dispiacerà affatto. Dispiace. È tutta colpa di Laura. Esattamente. Mi spiace, io ci ho provato. Potevi anche. Potevi, ecco. Grazie per la fiducia, è bello condurre insieme a voi. Mi fa molto piacere. Prego. Infatti, Laura. Sì, se notate, Laura si è anche vestita di giallo. Esatto, soprattutto quelle anche che se è più un seno. È un po' lenta, è ocra. Come giallo ocra. 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 Ah, ocra, come giallo ocra, che qualche giallo è ocra. Guarda. No, è ocra. Ma poi parleremo anche dell'ocra. Esatto, no. Esattamente. Però adesso volevo chiedervi una curiosità, magari lanciamo un sondaggio, si può stare. Io ho parlato di Simpson adesso, che per me è indiscutibilmente la miglior famiglia della televisione internazionale. Però ce n'è anche un'altra che, diciamo, è un bel pezzo da 90, un po' più recente dei Simpson, però ha un bel pezzo da 90, ovvero i Griffin. Quindi noi vorremmo porvi questo sondaggio, che troverete su Instagram ovviamente. Preferite i Simpson o i Griffin? Via la guerra! Mi raccomando, votate in molti. E intanto che iniziate a pensarci, prima di lasciarvi con la prossima canzone, abbiamo un paio di curiosità da raccontarvi sul colore giallo. Iniziamo con il mondo della zoologia, con questo termine così difficile che mi fa sembrare straesperta. Come petaloso. Come petaloso. Allora, dovete sapere che nella natura il colore giallo ha un po' un ruolo ambivalente, perché da una parte, non so, pensate tipo ai pulcini strateneri carini, tutti belli gialli, morbidini. Immagino la puzza. Quelli. La puzza. Fa niente, però vabbè, immaginiamoceli gialli, carini, morbidi. Dall'altra parte dovete sapere che la rana più velenosa al mondo, che è in grado di uccidere 20.000 topi o 8 esseri umani con il veleno di una sola rana, e si chiama, un attimo che qua c'è il termine in latino, credo, Filobates terribilis. Di sicuro non è bergamasco. No, è latina. Neanche latina. Napoletano. Abbiamo una conferma. Ottimo. E quindi questa rana è la rana più velenosa al mondo ed è anche questa di colore giallo. In più, sempre in natura, il giallo insieme al nero è il colore tipico del pericolo. Ad esempio le api, se ci pensate, sono gialle e nere, anche le vespe gialle e nere, quindi sono un po' i colori che si legano appunto al pericolo. Anche i cartelli stradali. Perché le api sono pericolose. Le api no, le vespe sono pericolose. Le vespe, sono pericolose. Le api... Vabbè, tu prendi una classe di scuola, mettici un'ape e vedrai che tutti hanno paura comunque. Sì, è un bel esperimento sociale da fare. Ragazzi, non provatelo a casa. A scuola piuttosto. Esatto. Poi un'altra curiosità è che il giallo è il colore più importante per gli evidenziatori, perché è il più chiaro e quando un testo evidenziato in giallo viene fotocopiato, la sottolineatura non si vede sulla copia. E a proposito di evidenziatori, li ha inventati il giapponese, un secondo. Ah, si chiamava un secondo? Yukio Horie. Sarebbe stato meglio un secondo. Se un secondo, ti immagini che mi chiami un secondo? Sì, mi applica il nome. Un secondo. No, dopo questa barriere trash è un po' international. No, trash è molto trash e poco international, ovviamente. E poi ho lasciato questa cosa. Questa. Allora. Si sta già preparando. Allora, quindi in napoletano, per dire quando una persona ha appena preso uno spavento, è appena saltata dalla sedia, letteralmente, si dice ha già fatto giallo. E quindi... Ha già fatto giallo. Mi staranno insultando tutti i napoletani in questo momento. Sì, anche a me, perché la mia pronuncia non è delle migliori, però... La prossima volta che prendiamo un napoletano come ospite, apposta solo per parlare. Mamma, ti aspettiamo. Esatto, un appello alla mamma di Sara se ci sta guardando. Hashtag mamma vieni, così almeno viene. Ti aspettiamo la prossima volta. Però non perdiamoci in chiacchiere, facciamo partire... Siamo usciti fuori dalle cose. Partiamo con la nostra
Terza canzone, quotato anche Cara Italia di Gaia, venuta all'inizio, ovvero Norwoods di Alice Merton. Bene. Ah, già, cioè, non dimentichiamoci dei nostri amici su Facebook. Mamma mia, c'è anche Cla. Ciao, Cla! Ah, ecco, chiediamo... Ciao, che Cla, grande Cla! Ciao, Cla! Niente, però... Chiediamo a voi, quindi cosa preferite, i Simpson o i Griffin in compenso? Ah sì, vabbè, esatto. Se volete dircelo anche qui, ditecelo ovunque. Ho fatto una figura di quelle bellissime comunque, ma c'è Cla! Beh, sarà felice di essere stato salutato. Non sarà seguendo più, si starà già drogando. Comunque dovete sapere che a me Margio piace, perché ha i capelli blu, io li avevo blu in parte. Ecco. Almeno... Ma cioè, la scritta è sempre un problema, però vediamo se qualcuno risolve. Ah no, ok. Che scritta, Laura? Ah, qua qualcuno ci ha risposto. La scritta sul registratore di cassa di Marge. Chi l'ha scritta? Nadio Brusa, ma chi è che l'ha scritta? Non noi! Qualcuno ha risposto, direi che non mi ricordo però il costo, quello che appare sul... Quello che appare? Sì. Chissà chi sarà questo Radio Brusa che commenta con Radio Brusa. Non siamo noi. Giuro in giurello, non siamo noi. Sono i nostri, è la nostra fanpage. Esatto, però potremmo... Ah, è la nostra fanpage ufficiale. È già la fanpage. No, chi ha messo quale colore di azzurro? Vabbè, è un Adim che si è messo così, no. Che si è messo come fanpage. No, perché c'è qualcuno ha messo il soldato Simpson o Griffin? Qualcuno ha messo il soldato Simpson o Griffin? Ma chi ha messo il soldato? Ragazzi, avete messo il soldato? Ma è giusto il colore? Ragazzi, avete messo il soldato Simpson o Griffin? Grazie. Ringraziamo anche la nostra regia tecnica. Esatto. Un applauso. Bravissimo. Grazie Fabio, efficiente nei sondaggi. Lara Nicoli, capisco che hai problemi, ma cosa c'entra Apax? Magari è la scritta Lara? Se è la scritta faccio un cenno. Esatto. APA per sempre. APAC sempre. Perché è la papa per sempre, magari, no? Che cos'è? No. Ma tu anche ti droghi. Io sempre. Cambia pusher, perché a questo punto... Comunque il momento che arriverà tra poco è un momento magico. Mamma mia. Non andate bene. Oh mamma mia, qua stavamo parlando di droghe. Esatto, ormai. Andiamo avanti. No, c'è una droga gialla, possibile, la raggiungiamo? La prossima argomento. No, ritorniamo seri. Ah, perché fino adesso siamo stati della serietà. 10. Guarda che ci fa anche gli scherzi lui. C'è il taxi. Comunque, secondo me, la scritta che esce di Maggie... Lei avrà preso, sapete che i bambini si divertono magari a mettere la mano sulla bilancia della frutta e a schiacciare qualcosa. È quello. Facciamo su Instagram e dite, vi aspettiamo. Ok. Cosa? Ciao! Allora, vi aspettiamo tra 40 secondi. Anche meno, perché tanto il video è partito, quindi. Esatto. Perché arriverà il momento mistico. Esatto, quello magico. Quindi chiunque sia sotto effetto di droghe venga a seguirci. Ti daranno dei draghi. Tutti. 10. 9. 8. 7. 6. Siamo appena ritornati e il prossimo argomento è il taxi e lo scuolabus. Allora, in molti si chiedono da sempre come mai lo scuolabus e il taxi americano sono gialli. La risposta è che secondo molti il giallo è un colore appunto che si vede, quindi vedendolo viene messo in evidenza e si rischiano meno incidenti. È un colore che si vede, già questo che fa capire che gli altri sono tutti ciechi, vedi il giallo un po' cieco. Ma no, è perché è luminoso. Sì, ovvio, dai, ovvio. Capitano, ovvio, ci deve essere tanto. Comunque, essendo luminoso e è molto brillante, abbiamo detto che dovevamo essere seri. Siamo seri, non vedi che io non sto neanche ridendo. Quindi è stato scelto
sono il primo che ride, fa tre giri del tavolo. Moriamo, ci sono figli ovunque. Allora, è stato scelto per evitare gli incidenti, perché quando vedi il colore giallo, istintivamente ti fermi. Quindi... Ma io non capisco perché gli venga da ridere, come se gli piacessero gli incidenti così, che cosa ridi? Ma voi? Perché io inizio a ridere e poi non finisco più. Allora, buono, ottimo così. Pensa alla rana più velenosa del mondo. Esatto, pensa quanto fa ridere quella. Le 8 persone morte. Pensa quanto fa ridere questa invece. Allora, ok. Un altro motivo per cui i taxi sono stati colorati di giallo è perché il signor Hertz aveva pensato di far diventare gialli i suoi taxi in modo tale che tutti quanti li avrebbero riconosciuti e quindi ha pensato che avrebbe avuto molti più incassi rispetto all'avere il semplice taxi nero. Come quello di Londra. Mentre gli inglesi sono invece sono stati ignoranti, ha detto ma che schifo il giallo, teniamoci il nero. Io opto per il nero. Il giallo e il nero sono i colori che abbiamo esatto, il pericolo, quindi. Quindi i taxi sono pericolosi sia in Inghilterra sia in America. Esatto. Un'altra curiosità sui pullman in America è che è severamente vietato sorpassarli perché è un pericolo poi per i bambini che escono dal pullman oppure che salgono, perché se una macchina supera mentre loro magari devono attraversare e sono coperti dal bus, possono essere investiti. Ma va? Non lo sapevo. E quindi quando si ferma... Scusa se dico cosa pensavo, era davvero interessante, davvero. Quindi anche quando si ferma l'autobus c'è, non so, qualche sistema che fa in modo che il bus si allarghi leggermente da un lato e quindi è difficile sorpassarlo. Molto forte. Non l'avrei mai detto. Io mi ricordavo una puntata di Simpson invece degli autobus gialli che... L'autobus sulla sua sinistra per non far superare usciva il segnale di stop invece che allargare. È vero, sì. Quindi forse allargano un po', invece ci sono quelli poveri, sì, come quelli di Springfield che avevano invece i cartelli dello stop. Vabbè, che diciamo che l'affidabilità dell'autista di quell'autobus era meravigliosa davvero. Ma tra l'altro a proposito dei Simpson, il nostro Lorenzo ha risposto alla nostra domanda sul registratore di cassa. Ruben, cosa che ci ha detto Lorenzo, che noi salutiamo perché è una brava persona, ciao Lorenzo, ha risposto $847.63 e ha detto anche perché usciva questo costo, perché nel 1989 la prima volta che era Matthew 87, ma era su Matthew 87, 89, la prima volta che andava in televisione, era il mio, era la spesa mensile per un bambino negli Stati Uniti d'America. Quindi quando Maggie passa, Matt Groening, il creatore dei Simpson, ha voluto diciamo prendere in giro questo status, prendere in giro questa situazione sociale dell'America durante quel periodo lì, rendendo invisibile per molti, però se volevi andare a cercare ti faceva anche un po' star male. Beh, quindi ringraziamo Lorenzo e ringraziamo Ruben. Lorenzo. E ringraziamo anche Lucrezia che ci ha dato questa interessantissima notizia sui taxi e sugli scuolabus. Ma adesso arriviamo al mio momento preferito. Ecco. Allora, questo è il momento un po' mistico del momento, perché ci deve essere il momento. È Laura Catmull. Mi emoziono quando devo iniziare a dire queste cose. Allora, dovete sapere che il colore giallo si lega anche alla personalità delle persone, nel senso che se una persona preferisce il colore giallo, come me in questo caso, è una persona estroversa che non ha paura del cambiamento e delle novità, ma ne è attratto. E in più ha anche una grande immaginazione. Naturalmente in questa presentazione... Facciamo una puntata a parte per lei. Naturalmente in questa presentazione tralascerò tutte le cose negative su chi preferisce il colore giallo. Ma no, ma è una bella cosa. Va, dici qualcosa. Dici anche le negative. Esatto. No, le negative è che ad esempio è una persona che soffre molto la solitudine. Ah, pensavo un killer assassino io, scusa. No, quello è meglio non dirlo, si sa mai poi la gente cosa pensa. Magari dentro tutti i fanatici del giallo, che ne sai, hanno la scusa almeno. Esatto.
In più è anche una persona che ha un futuro carico di aspettative, che ama continuamente rinnovarsi, infatti ha sempre nuove idee, però ha bisogno un po' che queste idee vengano approvate dagli altri per sentirsi veramente stimato. Quindi insomma, se vi piace il colore giallo, fateci sapere se vi siete ritrovati in questa descrizione. Io un po' mi ci sono ritrovata. Oppure cambiate colore, facciamo esatto. Prima. Ah, e poi invece se volete una curiosità un po' più legata alla biologia, così. Sentiamo. Allora, a livello fisico, il colore giallo ha la capacità di regolare la frequenza del battito cardiaco e di tenere sotto controllo la pressione arteriosa. Infatti è utilizzato in molte terapie in cui ci sono, per esempio, pazienti che soffrono di problemi legati alla depressione, così per, diciamo, per stimolarli alla guarigione, diciamo. E in più regala anche dei benefici al sistema digestivo. Ho un po' di indigestione, guardo una prete gialla e sto meglio. Esatto, questo è quello che dice, che dicono, insomma. Forse però si può pensare, perché magari, sai, il limone è giallo, il limone ti aiuta. Può essere un po' di associazioni. Va bene così, dai. Va bene così. È il momento mistico, È finito il momento mistico. Appunto di è Laura Cadmon. Quindi adesso, per davvero questa volta, andiamo alla musica. Coldplay con Yellow. Ciao Gabro. Tossico. Non leggo niente. C'hai gli occhiali e non leggo. Gli occhiali ci leggo. Prendi anche i miei. Se vuoi nella borsa, anche i miei. Prendi anche tanto. Bene. Allora, finalmente è partita la canzone che volevamo, comunque, perché è un po' la canzone emblema della... Ah, poi abbiamo scoperto il commento di Radio Blues è sempre Lorenzo. Fine. Fantastico. Grande Lorenzo, sempre sul pezzo, mamma mia, che comunque, insomma, non volevo. Comunque stiamo ascoltando Yellow dei Coldplay. Davvero stavolta, perché... Che, peraltro abbiamo scoperto, è una canzone del 2000. Quindi che ne sanno i 2000, quest'anno compie... è maggiorenne la canzone quest'anno. Vero, e anche tutti i 2000 sono maggiorenni? Non tutti. Diventeranno nel futuro. No, tutti. Ok. E... Posso succedere cose brutte alle persone del 2000 quest'anno. No, è vero. Soprattutto te, Aurora, che ci stai sentendo. Esatto, salutiamo tutte di nuovo, tutte le persone che ci stanno ascoltando. Esatto. Ormai salutiamo sempre. Ormai siamo delle persone che salutano. Siamo perché diciamo dire ciao e anche salutare. E cosa dire? Ah, ecco, che nel prossimo intervento ci sarà una parte importante. È vero? Perché avremo il primo e unico ospite di questa serata. Eh sì, però non ve lo svegliamo, anche se l'avete già visto scorrazzare qua dietro. Esatto. Sicuramente. Esatto. Regolare volumi, microfoni, cose varie. Perché tratteremo un argomento anche, diciamo, di moda. Sì. Un trend, possiamo definirlo così. E anche lui ci darà delle cose... ci darà droga. No, ci dirà delle cose importanti. Speriamo di sì, se no. E anche delle. No, ne mangia tanta, vedete. Io l'ho detto. No, ne mangia tanta. No, ci prendono per spacciatori. Venite da noi, ragazzi, abbiamo no. È roba buona. Comunque, la mia è una delle scuole che conoscete. Spaccio di droga. Bene, ma chiudiamo il capitolo. Però, esatto, perché chiudiamo sennò, la parentesi. Però potete venire comunque qua dietro il rivenditore. No, chiudiamo la parentesi. Ecco, chiudiamo comunque, tutta questa parentesi. Gabriele, cioè, che ormai ci sta seguendo fisso, ha da ragione a noi perché ormai questa maggior età la danno a tutti. Sì. Soprattutto ai 2000. E dicevamo appunto che tra poco avremo un ospite. Che è lì che si sta preparando, noi lo osserviamo. È molto emozionato, mai venuto come ospite in una trasmissione dove c'eravamo noi. Ah, ok. Quindi è proprio... Mai, anche perché è la prima, Laura. Esatto, questo atteggiamento spagnolo. Stai ripassando la parte. Mi diamo un indizio, No. Parla lo spagnolo. Così. A caso. Sa dire muy caliente. Beh, esatto. Ah, l'ha fatto alle medie, dice, quindi sa lo spagnolo. Vediamo un po' se indovinate chi è il prossimo ospite. Prima che lo vediate qua, esatto. Perché se dice, lui lo sapeva. È una donna comunque. Esatto. Cioè, molto formosa anche. Anche se è un po' bassa, dobbiamo dire. Esatto, sì, in effetti. Cioè... Capelli mori e occhi verdi. È una bella donna, diciamola così, una però che diresti, dai,
Ma sì, ci si veste anche molto elegante. Sì, la roba. E qui in pigiama. In pigiama con gli unicorni, perché gli unicorni non mancano mai. Qua nei commenti qualcuno ha indovinato chi è il prossimo ospite. La Ceribelli a casa. La Ceribelli. Non facciamo nomi di persone non presenti. No, è un'altra la, è un altro il nostro, altro. Ama la Nutella. Grazie Lara per l'indizio. Tra poco arriverà. Prima non sono riuscita a votare per l'azzurro, adesso vado a votare. Qua propongono modi di intrattenimento. E bentornati alla trasmissione Colors of Life. Avete sentito finalmente la canzone dei Coldplay, Yellow, che abbiamo scelto apposta perché sintona con la puntata di oggi. E proprio di oggi dobbiamo parlare anche di un'altra cosa collegata al giallo. Un, possiamo chiamarlo, fenomeno di massa che ci ha suggerito la nostra cara Ilaria. Ovvero le emoji, i smile, quelle cose che mettete nelle chat di WhatsApp, di Instagram, di tutti i nostri social in sostanza. Le emoji sono diventate, diciamo, di moda, possiamo chiamarle così, di moda. Ok, se vuoi tolgo anche io chiaro, così non ci vedo. Sono diventate di moda quando sono entrato a far parte del linguaggio, del linguaggio dei messaggi, possiamo definire così, del testing dei nostri messaggi. Infatti quando ero giovane, alle medie, non esistevano le emoji, non esistevano le faccine già confezionate, preconfezionate, ma si faceva alla vecchia maniera, con due punti e parentesi chiusa. Non dimentichiamo del cuore con il 3. Quindi la trashata più totale, possiamo definirla così. Quindi le emoji esistono da tantissimo, da quando sono giovane, però non tanto. Da quando andavo alle medie, possiamo definire così, poi forse usavano anche quelle di vecchi, ma chi se ne frega di quelli, sono morti anche loro. In seguito le emoji sono diventate più famose a causa dei vari social media, dei vari social network come Facebook, che anche all'epoca utilizzava sempre col 3 e col cuore, però col 3 e il non so parlare. Il minore veniva fuori. Poi è un maggiore, no? No, è un minore perché il 3 è così. Un po' di dubbi sulla 3, matematica. Infatti, fa la maestra. Fa la maestra, ragazzi, bambini, siete in buone mani. Esatto. Però su Facebook quando tu facevi 3, mettevi, non so parlare davvero, il minore e il 3, il cuore usciva in alcune, andando più là nelle chat. Poi è arrivato WhatsApp che è esploso, che conta 1 miliardo di utenti al giorno collegati, stabili, tra cui il 3 qua esempio. Cioè, è vero, anche di più. Anche qua siamo una mandria, quindi un po' di più di persone che sono connessi. E sono diventati linguaggio comune per esprimere un'emozione, un sentimento, un disagio. E poi le emoji sono via sempre più evoluti, si passa dagli smile normali, quelli con la faccia tonda, che alla maggior parte delle persone hanno incominciato anche un po' a odiare, perché vedere emoji di qua, emoji di là, dopo un po' stanca la cosa. E quindi è venuta l'idea di creare delle emoji rappresentanti oggetti reali, non soltanto facce. Abbiamo le emoji delle macchine, delle palle da calcio, dei soldati, tutto un po' in sostanza. Ma perché di colore giallo fare le emoji? Potete farle bianche, le emoji, o rosa, tanto per identificare la faccia? Ricordano i Simpson. Esatto. I creatori, infatti, ma perché noi facciamo come i Simpson le emoji? Hanno avuto tanto successo. E quindi vola così. No, le ha fatte gialle perché il giallo è un colore che si sposa bene tra la preponderanza del rosso e la neutralità del bianco. Perché fa le rosse, le emoji risultava molto accattivante, mentre il bianco invece risultava spoglio, senza emozioni, senza sentimento. E quindi il giallo è venuto in mente per dire, te, balza subito all'occhio, sono frizzanti, sono energiche, quindi le emoji hanno fatto successo.
E adesso però è il momento di far accomodare anche il nostro ospite. Prego, ti invitiamo, ci stringiamo un po' noi e ti facciamo posto. E lo vedrete già nel video. Ringraziamo Federico per essere qui con noi. Anche se ti interrompo, via. Si è sentita la presenza di Anne, quindi questa bellissima così. Ragazza, bassa, formosa. Formosa, chi sa lo spagnolo? Dacci un esempio di spagnolo, per favore. Ciao. Vabbè, ciao esiste, è un modo per... Sono emozionato, Armi, ti giuro. No, beh, visto che sei qui. In questa didascalia. In effetti. Puoi utilizzarla tu. Esatto, in effetti. Quando metterò Ruben Persico invece che Armi, Federico Armellini. No, beh, comunque, visto che sei qui. Andiamo in tribunale. Oh, su, incredici. Visto che sei qui, vuoi anche un po' sponsorizzare il tuo programma, visto che anche tu hai comunque un programma nella radio. C'è un programma nella radio, ne abbiamo due, però vabbè, il principale è uno, Tech House, partirà il 16 febbraio, ma comunque... non potete non notarci. Oh. un product placement bello e buono questo. vedete. E lo farete anche per noi nel vostro programma. Esatto. Certo, poi ma prima no perché è un po' fissata, ma poi ci sarà modo di portare. C'è sempre stato uno scambio fra me e Laura. Sì, è vero. Che è, sono nati anche love story, dicono... ci sono gossip, però noi continuiamo a smentire. Ma Laura, non ce l'hai detto? In realtà però... sono amanti segreti. Sicuramente. Così in diretta, invece, un po' di discrezione. Io volevo tenerlo segreto, ma non ce la faccio più. Guardate, sta diventando tutta rossa, no, Laura. Laura è giallo, non è rosso il colore. Gialla, diventa gialla. Ma andiamo con la prossima domanda. Gialla, vai. Vai. Quindi... E ride, ragazzi, donate, aiutateci a salvarla dalla grignarola, per favore. Allora, come hai fatto? Qua si lanciano minacce. Esatto, di morte. No, perché mi guarda così. Ok, andiamo avanti. Come hai fatto a fare ciò che hai fatto? Va bene, faccio tutto io. Allora, ciao a tutti, praticamente come funziona la storia? Che io ho inviato una faccina, questa qua che adesso vedete qua così, allo standard Unicode, quello che decide le faccine sostanzialmente, e hanno deciso che è bella, gli piace, l'hanno approvata. Quindi entrerà nel telefono a fine 2018. Sul come ho fatto, apparentemente c'è una mail, gli mandi la tua idea e se gli piace la approvano. Ha una serie di fasi che, cioè, non è che ci piace, entra. Cioè, sono in ballo da maggio con questa storia e ufficialmente da ieri è stato annunciato che è nella lista. Quindi fine 2018 in teoria nei telefoni. Bellissima, una figata, è assurda. Quindi potenzialmente chiunque potrebbe farlo, anche io che non ho conoscenze. Certo, l'importante è che sia una buona idea. Delle, mi sembra, 70 e passa che arrivano fine 2018, sono un po' tutte dei cloni di Skype. Tipo Skype c'ha una faccina con quello che fa festa col cappellino, no? Uh-huh. E quella lì la mettono, ma è copiata da Skype. Cioè la fanno per, diciamo, uniformarsi con tutte le altre, uh-huh. Mentre sembrerebbe che la mia sia l'unica invece che... viene da qualcuno che non c'entra niente, capito? Ah, ok. Invece loro l'hanno copiato un po' Skype, magari gli animali, cioè gli animali da chi li copia? Gli animali sono animali. Cioè non, io voto per gli alpaca, non ci sono ancora emoji con gli alpaca. Ha messo i tassi, ha messo i canguri, ha messo i pavoni, hanno messo i pavoni, mamma mia. Soltanto come se sono con pavoni ovunque. La lista è lunga. Questo, ma scusami, la faccina lì. Ma è il gatto degli stivali, sembra, quando fa la faccina, sì, triste. Praticamente viene ispirata da questo, dal gatto degli stivali. Storia. In realtà era un gioco, si chiama Nostri, dove era presente, e io ho deciso di farle omaggio. Uh-huh. Allora, la lista si vede qua. È inquadrata. Aspetta che la vediamo anche noi. Screenshotate, ma anche no. Appena riusciamo a vederla anche noi. Come vedete, arrivano i famosi capelli rossi, i pelati, gli anziani, il supereroe, il super cattivo, il dente, arrivano... Anche i piedi. Arrivano i piedi. Quello che ha freddo, quello che ha caldo, quello che si sente innamorato. Cosa? Sì, quello che si sente innamorato. Si sente innamorato. Sì. Quella è simile a quella che c'è su Facebook. No, a Skype. Questi sono di Skype. Tu devi Skype? Meno la mia. Però questa qua è diventata un po' male rispetto al mio design. Mm-hmm. Mio. In realtà mi ha aiutato un mio amico che è Lorenzo Di Cani, che saluto, il mio designer professionale e personale. Ciao Lorenzo. Lo salutiamo anche noi.
E quindi Arme, alla fine, hai altri progetti, altre idee? No, no. No, basta. Cioè, bisogna uscire adesso... vincenti. Bisogna uscire vincenti, non mandare che un altro e poi te la rifiutano, va bene così, cioè, basta. Qualcuno faccia l'alpaca. Lanciamo un appello. Esatto, io voglio gli alpaca. Alpaca, sui, alpaca sui smartphone, per favore commentate, grazie. Arme, ti ringraziamo per la tua presenza sempre importante all'interno delle trasmissioni. È stato un piacere averti qui e non vediamo l'ora allora di vedere la tua faccina sui nostri telefoni. Sarà senz'altro con voi presto e sarà tra le più usate. La utilizzeremo di sicuro. Modestie a parte. Potremmo, questa, ciao. Potremmo vantarci di conoscere l'ideatore di una faccina di WhatsApp che è stato a Radio Brusa nel nostro programma. Mamma mia, signori! Ci faremo fare l'autografo, magari. Bene, dai. Ci avete sentito parlare anche fin troppo, è meglio partire con la musica. Adesso parte Catchy di Offenbach. Perché? Sì, bravo Gabri, avevi indovinato. Sì, Gabri, ovvio che hai indovinato. Perché hai messo un... No, io comunque penso... Sono le 9 poi 50. Mamma, prega, abbiamo un po'... Possiamo allungare un pochino? Dobbiamo accorciare, non dobbiamo allungare. Ma abbiamo un sacco di roba. Se sforiamo... Di quanto sforiamo... 2 ore e mezza, possiamo sforare un pochino? Avete altro da fare voi? No. Anche perché ci ascoltate, siete... Si può dire cose. Tocca a te, Laura. No, tocca alla Sara. Ah, no, scusa, la curiosità, giusto. E poi nel nome della nostra curiosità. E leggerò un po'. Esaminamina. Ma Gabri non è niente. Sono accesi i microfoni? Ok, allora risalutiamo il nostro pubblico. Ari, ciao! Ciao a tutti, bentornati, benvenuti. Tra poco ci saranno altri momenti molto interessanti. Imbarazzanti, come soprattutto. Tutto, perché è sempre tutto molto. Ci saranno altre risate. Parleremo di cose gialle. Come sempre. Come sempre. E speriamo che vi stiate divertendo in nostra compagnia almeno un pochino. Insomma, un giovedì sera diverso, un po' alternativo. Esatto. Intanto c'è un incontro di box. C'è Rocky Balboa. Che ah sì, giusto. Esatto, cioè piuttosto che guardarti. Cioè, ragazzi, Sanremo a noi. Ma chi lo vuole? No. A Baglioni. A proposito di questo, io vediamo la musica. Ah, siamo di nuovo in diretta! E ci eravamo un attimo persi a parlare con i nostri ascoltatori e non ci siamo accorti che la canzone era finita. Leonardo, è andato un attimo da qualche parte. Ok, ora siamo qui con una nuova rubrica che si chiama Color of the World. Scusate la pronuncia, l'inglese è pessimo. Capiamola, è napoletano, non può sapere l'inglese. Poi c'è già letto il nome giapponese. Esatto, quindi un po' le caratteristiche della musica africana. Una delle caratteristiche più significative è che la musica africana è ricca di percussioni, perché comunque in passato e anche adesso non ci sono molte possibilità di costruire, che so, un pianoforte in Africa, cioè dove lo tiro fuori? Quindi... ok. Ok. Quindi vengono utilizzati elementi... un pianoforte in Africa! Vabbè, si potrebbe sempre costruire! Sempre una barzelletta! Si può costruire!
chi ha mai visto pianoforte in Africa? Però è vero, effettivamente le professori sono molto sì, sì. Vengono utilizzati più magari i bidoni della spazzatura oppure elementi anche naturali come le zucche, delle pelli, i corni e anche i tendini degli animali, molte cose. E inoltre il termine musica africana è abbastanza generale, riguarda bene o male tutta la musica che viene prodotta in Africa, però soprattutto si parla della musica subsahariana perché è quella più conosciuta. E una delle caratteristiche di questa musica e in generale anche del resto della musica che viene prodotta in Africa è molto ritmata, quindi questa musica mi viene da ridere di nuovo. È razzista allora? No, allora no, questo no, razzista no. Sto scherzando, se napoletano non può essere razzista. Vabbè, ok. Ok. Ci siamo. È stato molto interessante sicuramente questo intervento sulla musica. Soprattutto il pianoforte che mi è piaciuto, devo ammetterlo. Mi ha davvero divertito. Hai visto anche un violino in Africa? Anche, pianoforte l'hai mai visto in Africa? No, beh, ma ci saranno sicuramente. Ma sicuramente sì, ci saranno. Adesso sì, però 20 anni fa. 20 anni fa, un po' meno. Non so neanche a noi se il pianoforte è cos'è. Andiamo avanti con le nostre curiosità, altrimenti questa puntata durerà più o meno 7 anni. Dai, tanto, avete qualcosa a fare? No, e allora? Non credo, più o meno dureremo come Sanremo, che dicono sì, sì, la mezz'ora è finita, poi finisce il momento. Poi non è ancora finito, c'è ancora la prima puntata adesso. Esatto. Allora, curiosità sul colore giallo, io ho una domanda che mi sono sempre posta, in realtà me la sono sempre posta davvero, è perché le matite sono tutte gialle? Se voi ci pensate, comprate la matita di qualsiasi marca di matite ed è gialla. La Faber-Castell è verde. Ah, a parte questa, le altre matite sono gialle. Giustamente, ha ragione. Però. Vabbè, loro hanno un po' l'estro creativo, quindi niente, giallo. Questo nasce, questa tendenza di colorare le matite di giallo, nasce da un'azienda americana che nel 1890 ha lanciato sul mercato la prima matita fatta con la grafite cinese. E in Cina il giallo è il colore della nobiltà, del rispetto e dell'eroismo, quindi da qui l'idea di appunto colorare tutte le matite di giallo. E in effetti Sara ha ragione, perché effettivamente non tutte le matite che ci sono sul mercato sono chiaramente gialle, però il 75% sì. Anche quelle che vendeva il padre di Timmy Tanner erano tutte gialle in effetti. Ecco, quindi è vero. Comprate una matita gialla se volete una matita per scrivere cose, no? Ah, perché le altre non scrivono, scrivono soltanto cose brutte le altre matite. Diciamo che le regaleremo a tutti i bambini nelle scuole, Laura. Matite gialle. Matite gialle, se non avete matite gialle, via. Pastelli gialli. Esatto. Ok. Esatto. Altre curiosità, possiamo parlare di una tonalità del giallo, non proprio del giallo in generale, ovvero dell'ocra. L'ocra che appunto dal greco significa appunto giallo. La fantasia di certe cose. La fantasia, cioè, assurdo. L'ocra però, il colore ocra in particolare, il colore ocra, è uno dei colori più antichi mai usati, perché veniva già usato nelle pitture rupestri nel Paleolitico. Infatti il processo di pittura rupestre era molto semplice, bastava buttare della terra all'interno dell'acqua e poi veniva mischiato e poi si poteva dipingere sulle pareti. Il problema è che questa tipologia di terra che veniva utilizzata conteneva la limonite, ovvero un pigmento giallo, e dava quindi il colore di questo ocra a questi pitture rupestri, facendole poi diventare, diciamo, farle risaltare più rispetto a quelle col carboncino, colore marrone. Un'altra curiosità del colore giallo è che esistono un'infinità incredibile di tonalità, all'incirca 40 tonalità. Abbiamo il giallo della nostra Laura, che è una specie di ocra polenta misto, sì, abbiamo il giallo matita, abbiamo il giallo sole, abbiamo il giallo canarino, il giallo e anche tutti i gialli della luce e tutto in sostanza. Però adesso finalmente abbiamo finito di parlare e possiamo partire con la prossima canzone, ovvero Come neve di Giorgia e Marco Mengoni. Diciamo anche che una persona che deve dipingere casa, cioè, tutto gialla, arriva lì nel negozio, arriva dal nuovo Marlene, scusate, vorrei della pittura gialla.
boom, apre il catalogo, 40 colori, quale vuole, io volevo io ho una domanda, Giulia Muriello, ciao. È mia mamma, ciao mamma. Ah, ciao tua madre, ciao la aspettiamo la prossima volta, ciao, allora mamma. Per la lettura in, vai, in napoletano, aspetta, esatto. Ah, ok. Ciao, mamma. Un saluto alla mamma di Sara. Perché è l'unica che. Aspetta, pubblicità occulta, ci sono anche rosse. Sì, sì, ha ragione. Sì, ci sono le matite, anche matite. Grigie. Le matite, ho detto, ci sono che cosa rosse. No, è vero, però faremo una petizione lanciata da Radio Brusa per fare tutte le matite gialle. Esatto, perché a me perché il papà di Timmy Turner le faceva gialle. Esatto, esattamente. Sì, sono vestita di giallo. Cioè. Anche se non sembra tanto. Anzi, invitiamo un appello a tutti gli ospiti, conduttori, tecnici, vestiamoci sempre del colore della puntata. La regia dice che si è dimenticata di vestirsi di giallo. Ed è pazzesco, incredibile. Perché... Esatto. Esatto, qua. La regia parla, ma non parla con noi. Che brutta persona. Soprattutto sapeva, non lo sapeva neanche il colore della serata. Ha detto: non mi vesto di giallo a caso. A caso. Beh, poi anche il giallo qua è presente. È giallino pallido. O sono diventato daltonico. No, comunque i colori così tenui trasmettono tranquillità, quindi sì, è giusto, perché un giallo troppo vivace può favorire dei comportamenti iperattivi. Esatto, vedete con noi come siamo rilassati, non è per la droga, perché siamo rilassati. No, è perché giustamente anche l'ambiente e il colore influenzano molto il vero, molti sono poli, come si dice? Cromosensibili, no, non mi viene in termine. Non so come si dice, però ho capito. Che a seconda del colore, appunto, varia l'umore. Sì, in più è anche proprio una teoria, cioè ad esempio a livello di pedagogia è stra importante nelle scuole colorare le aule di un colore giusto. Nero. Perché favorisce la concentrazione dei bambini. Ad esempio, se c'è un colore troppo vivace, tendono a comportamenti iperattivi. E qual è il colore giusto? Colori a bassa saturazione cromatica. Nero? No, questo tenue ci sta. Mm-hmm. Solitamente nelle scuole ci sono sempre il grigio ovunque, ospedale. Anche il verde. Io la mia parete era gialla a scuola, se mi ricordo giusto. E la bicocca niente. La bicocca è rossa, vabbè. Rossa. Così, product placement. Se volete anche voi le tazze, compratele. Ci beviamo un bel caffè. Ecco, esatto. Fa più professionale comunque con la tazza. Esatto. 20 secondi. 20 secondi. 8. Tocca. Mamma mia. Rieccoci di nuovo in diretta. Allora, adesso andiamo con un altro tema che mi sta particolarmente a cuore. Chissà perché. Esatto, chissà perché. Allora, infatti dovete sapere che io ho un po' una fissa con i fiori, si vede anche da tutta la chindata. E il fiore giallo per eccellenza è il girasole. E adesso cercherò di spiegarvi perché i girasoli girano. Detta così fa un po' ridere. Però... perché i girasoli si muovono. Allora, innanzitutto, già dal termine girasole deriva da due parole greche che sono helios, che significa sole, e anthos, che significa fiore. Perché questo nome? Perché il girasole, prima di fiorire, appunto ruota seguendo il sole. Quindi durante nell'arco della giornata si sposta da est, quando il sole sorge, a ovest, quando il sole tramonta, e poi durante le ore di buio torna indietro. Ma ruota su se stesso oppure fa lo stesso percorso? La sua corolla ruota, si sposta, quindi parte, okay, si qua, apre ad ovest, si apre ad est, gira verso ovest. Ma non si attorciglia, e poi, non so come lo stelo, no, non si attorciglia. Che... No, beh, ritorna indietro come è venuto. Ah, perché se fa tutto, okay, si fa un 360, assurdo. Un po' complicato. Allora, ma perché, la domanda da porci è: perché il girasole si muove? Allora, stando alla mitologia, si racconta che ci fosse questa ninfa di nome Clizia, che era innamorata di Apollo. Clizia, che era innamorata di Apollo, il dio del sole, che durante il giorno appunto viaggiava sul suo carro infuocato nel cielo. È il papà di Apollo. Sì, giusto. Tra l'altro l'amore di Clizia inizialmente era ricambiato da Apollo, ma poi questo perse il suo interesse e quindi non... Gli dei sono sempre stati un po' così. Ecco. Perché lei conosce tutti gli dei, soprattutto. No, davvero,
La mitologia greca è una delle cose che preferisco. Perfetto, perfetto. Mi piace la storia e soprattutto i greci. Ottimo. Perfetto. E quindi Clizia era disperata e decise di andare in mezzo a questo prato, iniziò a piangere, pianse per nove giorni seguì Apollo nel cielo e lentamente il suo corpo divenne il fusto, la sua bella chioma bionda, la corolla. Però questo è il mito. Nella realtà, nel 2016, un gruppo di ricercatori statunitensi ha scoperto che i girasoli si muovono e questo movimento è fondamentale per la loro crescita. Infatti, innanzitutto si muovono solo finché non sboccia il fiore, perché quando il fiore sboccia, il girasole è sempre rivolto verso est. Infatti, muovendosi a est e a ovest, quando si muove verso est, il gambo cresce ad ovest e viceversa. È un po' contorto da spiegare. È una cosa un po' strana. Ma è... sì, è un po' confuso. No, quando il girasole si sposta verso est, si flette in modo da crescere verso ovest e viceversa. Questo è quello che racconta questa ricerca. Voi non lo vedete, ma anche gli altri. La regia non ha capito neanche loro. Esatto. Seconda motivazione per cui il girasole si muove è dentro di sé è come se il girasole avesse una sorta di orologio biologico. È che gli permette di distinguere il giorno dalla notte, anche a prescindere dalla luce che c'è al di fuori. Quindi è come se il girasole autonomamente, sembra un po' strano, però riesce a riconoscere il momento di buio e il momento di luce. E la sua rotazione è fondamentale anche per gli insetti, perché se il polline del girasole non fosse caldo, gli insetti non succhierebbero il polline. Infatti è stata fatta proprio una ricerca in cui venivano cresciuti dei girasoli nelle serre, quindi venivano messi al freddo e non rivolti verso la luce naturale, e gli insetti, tipo mi sembra la metà degli insetti che si depositavano sui girasoli invece che si muovevano alla luce naturale, si depositava su questi mantenuti al freddo. Due ultime curiosità e poi ho finito. Allora, la prima è che generalmente lo stelo di un girasole è alto dai 2 ai 3 metri. Ma nel 1600, stando ad una diceria, è stato provato a Padova che ci fosse un girasole con il fusto di 20 metri. La Madonna! Altro che... Lo dice la leggenda. La Torre di Pisa! E un'ultima curiosità, questa è importante per tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando. Ragazzi, ascoltate. Allora, dovete sapere che se ci si ricollega comunque al mito, il girasole è un po' il simbolo dell'amore non corrisposto. Quindi, insomma, se a San Valentino scegliete di regalare i fiori alla vostra amorosa, non comprate le girasoli, sennò è un po' triste. Se volete frenzonarla, comprate girasoli. Ottima idea. Ma non credo che ci sia una persona salimente. Oh, ti ho regalato dei girasoli. Allora, io se mi regalassero un girasole sarei strafelice perché è il mio fiore preferito. Ti abbiamo frenzionato. Diciamo che a lei piacciono tutti i fiori. Soprattutto i girasoli, però. Tieni Laura, tieni un girasole, grazie, poi scappa. E quindi questa era la girasoli. Girasoli. Parlando comunque sempre di colori, di girasoli in questo caso, vogliamo ricordarvi l'appuntamento di questa domenica 11 febbraio con il carnevale, con come tema Galeotti in fuga, come la banda Bassotti, Lupin, insomma, quella gente lì poco raccomandabile in sostanza. Dove? Ah, giustamente. Tu dici dove? Io che ne so, al centro polivalente di Prosaporto, ovviamente, dalle 2:30 alle 6. Vi aspettiamo numerosi e tutti mascherati nei modi più bizzarri. A proposito, voi mi mascherate? Io mi vorrei mascherare da girasole. Ci proverò. Possiamo cacciarla, signora? Dai, vai. Tu, Sara? Io penso da vampiro. Bello. Mamma mia. E tu, Ruben? Ma lui è già travestito, esatto. Non lo vedi? Non lo vedi come sono travestito? Dai Laura, in effetti. Vabbè, non giriamoci i pollici e passiamo con la prossima canzone che avete già sentito prima spoilerata dal nostro caro Leonardo, Wiz Khalifa, Black and Yellow. Il record è 4:75 secondo il canale. No Gabri, ti racconto, praticamente, e anche a tutti gli altri ascoltatori, praticamente... Giulia ti fa anche complimenti. Grazie mille. Non ne faccio una giusta. Allora, no Gabri, ma ti è spiego. Meglio così, Questo eh. Questo riuscirò a fare adesso. Praticamente il botanico italiano, Cortuso, ha scritto ad un amico che si trovava a Padova e gli ha detto che praticamente era stato trasportato un girasole alto 120 palmi, che sono circa 20 metri. Quindi, cioè, questa ovviamente è una leggenda, non si sa se effettivamente ci sia stato o non ci sia stato. Oddio. Posso fare questo piccolo spoiler? Meglio fare questo spoiler.
sta vincendo l'azzurro. Non ci credo. No, regà, dai. Bravi. Azzurro, ma come? Regà. No, e peraltro restate in onda perché tra poco vi sveglieremo anche i risultati dell'altro sondaggio. Dell'altro sondaggio, Simpson contro Griffin. Mutate ancora perché tra poco chiuderemo le votazioni. Stop al televoto, soprattutto in tema Sanremo. Chiamiamo. Andiamo a controllare per vedere un po' chi è che sta vincendo. Ma io ho già un'idea. Vincono i migliori. Vediamo un po'. È sparito il sondaggio? No, no, certo. Un attimo perché qua siamo poco tecnologici. A me è appena uscito. Ma come? Allora, cosa? Lo guardo dal mio profilo, allora vediamo. Qua. Ok, vabbè, voto. Hai votato e voto. Lo sapevo che vinceva allora. Ok, però vediamo se riusciamo a visualizzarlo anche sulla radio, così sappiamo anche i numeri precisi delle persone che hanno votato Simpson o Griffin. Esatto. Non vi diciamo niente però adesso, perché per adesso è tutta una sorpresa. Ah, ecco, che ce l'ho fatta. Sarda emo. Ma non ho capito. Sarda emo. Voleva scrivere in Sanremo? Non so. Sara da emo. Ah sì, perché allora i miei genitori mi prendono sempre un po' in giro perché dicono che io che bravi sono genitori che mi piace troppo il colore nero, quindi sono un po' cioè anche lui è vestito di male, tutto nero, ho sì, anche proprio le scarpe nere perché volevano fare pericolo. C'erano dei comici, esatto, noi infatti siamo un'ape, noi siamo un'ape, se dei comici napoletani che c'era questa trasmissione un po' così, dove c'era questo ragazzo che il padre gli diceva: dai che per il tuo compleanno ti porta al cimitero. Sì! Sembra Apollonio, fischio. Apollonio, chi lo sa, ha capito. Ok, quindi tieni Ruben, questo è il risultato del sondaggio, non spoileriamolo ai nostri amici in diretta. Hanno votato in tanti, tutto sommato. Ma voi quali altri cartoni guardavate quando eravate più piccoli? Le Winx! Le Winx hanno compiuto 14 anni qualche giorno fa. Esatto, il 28 gennaio. Gennaio. Quindi auguri alle Winx. Auguri Winx. Anche se devo dire che adesso le stanno rovinando parecchio. Sì? Sì. Non so, ho perso un po' da quando avevo sì, iniziato. Sì, certo, balle, le vedi ancora te. No, vediamo. No. No, la realtà li fa vedere ai bambini. No. Li tortura così. E bentornati dopo aver ascoltato questa bellissima canzone di Wiz Khalifa, Black and Yellow, e siamo tornati qui con la fine, finalmente siamo arrivati quasi alla conclusione del nostro programma e vi svegliamo il sondaggio. Chi ha vinto il nostro sondaggio iniziale, ovvero tra Simpson e Griffin? Oh! E il vincitore ovviamente i Simpson, ovviamente. Sì, ma svegliamo noi che cosa avremmo votato. Beh, ovviamente io di parte avrei votato American Dad. Giusto così. No, ovviamente avrei votato i Simpson. Io ho votato i Simpson. Anch'io ho votato i Simpson. E allora? Anche Lea ha votato. E tu, Ilaria? Brava, Ilaria. Non avrà votato, ma... però è stata partecipe anche. Quali sono i vostri personaggi preferiti? Sono curiosa. Devo pensare. Io ho un po' di difficoltà sui nomi perché... Allora, no, a me piaceva molto Lisa. Ma mi dispiaceva sempre per Milhouse, quello con i capelli blu, perché poverino, lui è friendzone la sua vita. Allora, sì, secondo me è il simbolo della friendzone. Sì, poverino, mi dispiaceva friendzone proprio. Con Milhouse così vero. Mi dispiaceva proprio per lui. Voi? Il mio... Sai che non lo so. Fa la domanda e non sa la risposta. Fa la domanda lei? E forse, vabbè, Marge... E un po' anche Maggie. Beh, carina. Sì, in effetti. E i tuoi? E tutti! Oh. Tutti sono troppo forti. Ma preferito rimane sempre un solo, Homer Simpson. Beh. Che spacca. E tutti. In un modo o nell'altro ti fa piangere anche. Dice che sono migliore di qualcuno in fondo. Anche se io mi sono sempre un po' chiesta come faceva a portarsi quel coso verde dietro e non accorgersi di averlo dentro la maglietta. Ricordiamo che lui ha un pastello infilato su per il cervello. Vorrei ricordare. Che lo rende stupido. Esatto, vorrei ricordarti solo quello. Ma andiamo con l'ultimo momento di questa puntata. Siamo ritornati col momento
Mistico. Che è il mio momento preferito, io ve lo dico già, quindi preparatevi, saranno tutte puntate così, quindi se avete il tempo scappate. Direi mistero, levate. Esatto, allora adesso c'è il momento. Grazie di Ganchi. Io? Ah, sei razzi di Ganchi, cioè. No, ancora meglio, no vabbè scherzo. Allora, adesso andiamo con gli aforismi, quindi il momento poetico. Laura, ti prego. Della puntata, ve ne leggerò due. Scritti dallo stesso scrittore che è Fabrizio Carmagna. Che ha scritto tante cose, tipo? Questo non lo so, però aforismi, lo scusate, però scusate. È una mia mancanza effettivamente. Ma penso di tutti qua intanto. Allora, vi leggo il primo. Tu esisti nei luoghi più impensati, come il giallo di un fiore intravisto per un attimo dal finestrino del treno in un prato di dicembre. Bellissimo. Io penso che avrei dormito in treno. No, beh, a me invece è piaciuta molto. Onesta. Beh, sì, onesta, però onesta. Secondo me trasmette una grande... Trasmette poesia. Quello che voleva far trasmettere. Esatto. Un grande, è un, ecco, se, non regalate i girasoli, ma dedicate questa frase. Per San Valentino. Che è tra poco. Se, è tra meno di una settimana, quindi... Esatto. E tutti saremo tutti con i nostri ragazzi e ragazze. Vabbè, e invece l'altra frase è... Ci sono colori che reclamano un ozio e una quiete attesa. Non l'incalzante giallo, che col suo dinamismo ama sempre ridere e sparpagliarsi in tanti riflessi di luce. Questa è la personificazione di Lau. Grazie. Esatto. Speriamo che si sparpagli più presto almeno. Bene, adesso però andiamo con... Andiamo con l'ultima canzone di oggi. Lacrima. La mamma mia, no. Diventiamo Pierro. L'ultima canzone di oggi con U2, Get Out For Own Way, For Your Own Way. Non so leggere. È la voce che fa quando annuncia le canzoni. Sì. Sono molto profondo. Bene, ascoltatori, grazie per averci seguito. Finalmente potete andarvene. Siete stati un pubblico stupendo. L'avete scampata bella. Volete salutare? No, abbiamo sì, dai, salutiamo tutti. Sì, ciao. Non siamo ciao. Ciao. Ciao a tutti. Basta. Ciao. Abbiamo sforato di 16 minuti, porca trota. Era la prima, è buona la prima. Vabbè. Cancellato il programma dopo una puntata. Adesso ci arriva il messaggio da Roby. Raga, è in diretta. Esatto. Roby, scrivici in diretta se ci cancelli. No, dai, lasciateci almeno ancora una puntata. Dobbiamo far sapere, esatto. Che ha vinto l'azzurro. Ciao Roby. O il rosso. Ma tu sei qua. Ma sei qua la telecamera, se vuoi salutare. Ah, non vedo mai. Eh no, noi sapremo il risultato. Sono in delay. Ecco, è comparso anche il nostro tecnico nella diretta, comunque. Esatto, guardalo. Nostro Leo. Com'è contento di vivere. Ma perché? Cosa vuoi? Ma stai a casa, belletti. Gabriele ci manderà, guarda, un richiamo formale. Grazie Gabriele. Guarda, c'è stato il picco. Comunque grazie alle persone che ci hanno seguito dall'inizio alla fine. Ma non dai corda, grazie mille, Roby, è stato un piacere. No Roby, non cancellarci. Non dai corda. Esatto. Ah, e grazie anche ai presenti, Italia, giusto? Che vieni. Non vuole venire a parlare, ci vuoi dire perché non vuoi parlare? Esatto. Va bene così. Aspetta, dovessi arrivare. Dovessi arrivare. Qua dico che arrivi. Tu stai passando, ti abbassi qua e sei in due telecamere in contemporanea. Mamma mia! Vuoi mai partire? Ok. Stavamo ringraziando gli ospiti, Arme. Quindi vieni anche tu a salutare. Abbiamo quasi finito, dai, vieni. Dai, venite anche voi, esatto. Dai, tutti. Dai, ballatura finale. Tutti, ma anche tu, cosa te ne saluto. Anche tu, Fabio. Ma non ti devi aspettare. Ma non sai se siamo... Sì, è qui. La ragazza che passa. Allora, intanto stanno arrivando tutte le persone che hanno partecipato alla puntata di oggi. Tutti i disturbatori e non. Esatto. Che se ne va... No, aspettate, poi quando riparte la diretta... Sono timidi, sono timidi. Ah, mi sembra giusto. Il tecnico non abbandona mai. Ma io direi, non è come scrittino. Giriamo quella, io mi metto di qua. Vediamo anche lui. Cosa? No, si può vedere qua. Esatto, si va, si scambia lui. Quindi...
Che emozione. Mamma mia, wow. È stata una prima al puntata. Al picco. Quanti siamo? Quattro? Chi sono i quattro? Palesatevi. Non lo so. Un'era... Scrivete io nei commenti. Che cosa? Vi ringraziamo comunque. Davvero, tutti, grazie a tutti. È stato bellissimo. Sì, non, non facciamolo mai più, però, dai. Prossimo mese è già chiuso. Già chiuso. Ci sarebbe scritto alle ore 21:55 tagliare lo stop. E dai, 19, però. Va bene, dai, almeno ci siamo, siamo lì quasi. Dai. Si è palesato uno, grande Gabri. Ciao Gabri. Ciao. Bella. Ciao. Ha scritto al picco. Sì. Oddio, Coca. Due. Away. Like your pain. Cose bellissime. Finalmente finiscono. Con una lacrimuccia. Sì, dai, facciamo un fammi piano. Picchiami. No, picchiami. Sì. Nel frattempo, nel fuori onda avete peraltro visto tutta la bella gente che ha circolato in questa puntata. Si vede Ilaria che si veste. Esatto. Ilaria, fai vedere Ilaria che si veste. Saluta tutti, Ilaria. Bene, purtroppo dobbiamo chiudere questa puntata, ma vi ricordiamo che se non chiuderanno il nostro bellissimo programma, se non ci cassano, avremo la possibilità di risentirci giovedì 8 marzo, sempre il primo giovedì del mese. 8 marzo? Sì, sì, è come 8 febbraio, 8 marzo, wow! Ogni 4 settimane. Esatto. Ah, ok, va bene. Quindi 8 marzo ci risentiamo, scoprirete qual è il colore che ha vinto il sondaggio, scoprirete il tema della nostra puntata. Votate l'azzurro. Intanto vi ricordiamo, questa settimana di leggere i nostri contenuti che pubblicheremo, in cui potete riascoltare la nostra puntata. Ma perché pubblicheremo anche le cose? Certo, ovvio. Mi dispiace, ragazzi. Quindi vi diamo un grandissimo saluto, ringraziamo tutti quelli che hanno ascoltato, tutti quelli che hanno partecipato, e il nostro Leo che finalmente ha trovato il coraggio di parlare, anche se sta dire non solo si giallo. Fa vedere. E niente, buonanotte a tutti. Un bacione da Laura. Buonasera. Sara. Un altro programma, rimanete sintonizzati, non vi diciamo niente. Grazie. C'è qualcosa, okay. Sicuramente. Allora addio. Riparte di nuovo. Esatto. Un saluto e un grande bacio da Laura, Sara e da Arme. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Chiudo, ferma.